1000 copie per la guida La Vallata del Gusto, realizzata dai comuni di Santolcese e Serraricò, col sostegno della provincia di Genova, che l'ha finanziata al 50%, per promuovere il turismo nella zona e in particolare i ristoranti locali. La pubblicazione, presentata all'Info Center della provincia di Genova dall'assessore provinciale al turismo Anna Dagnino, dal sindaco di Serraricò Andrea Torre e dall'assessore al turismo di Santolcese Massimiliano Tovo, è bilingue, in italiano e in inglese, perché punta in particolare agli 800 dipendenti dell'IIT, l'Istituto Italiano di Tecnologie di Morego, ricercatori che provengono in larga parte da paesi esteri e che, in molti casi, risiedono già in Valpolcevera. Una buona parte delle copie, quindi, verrà distribuita proprio all'interno dell'IIT, centro di ricerca avanzato di livello europeo che sorge alla confluenza nel Polcevera delle due vallate del Secca e del Sardorella, i torrenti lungo i quali sorgono Serraricò e Santolcese. Una parte, invece, sarà messa a disposizione alla reception di Villa Serra di Comago, gioiello ottocentesco con parco storico all'inglese, e una parte, infine, all'Info Center e Virtual Tour della provincia, al Porto Antico. La Valpolcevera ha subito nel corso dei decenni trasformazioni molto profonde. L'abbandono dell'agricoltura negli anni 50 e 60 ha portato a un calo demografico, ma negli ultimi 20 anni c'è stata un'inversione di tendenza e molte persone hanno acquistato casa nei due comuni, per conciliare la tranquillità della campagna con la comodità di abitare vicino alla grande città. Nel tempo hanno sempre resistito ristoranti e trattorie, meta delle gite fuori porta dei genovesi. Le amministrazioni comunali ora vorrebbero fare un salto di qualità e promuovere il territorio, che vanta luoghi di interesse artistico e culturale, come il sito di Ciae e la già citata Villa Serra di Comago, presso un pubblico più ampio. La politica turistica della provincia di Genova ha sempre avuto due linee guida: differenziare la promozione del territorio, valorizzando le distinte vocazioni delle diverse aree, e promuovere queste aree nel loro insieme, evitando che le iniziative siano lasciate ai singoli comuni.